di Spencer TV. Rotocalco di cultura e informazione da Volterra e la Toscana di Pietro Gasparri. Condotto da Pietro Gasparri e Gianna Fabrizi. Una giornata energetica di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Siamo a Firenze, alla Fortezza d'Abbasso, dove è allestita la 7ª edizione di Energetica, il Salone Internazionale delle Energie Rinnovabili e Sostenibili. E dalla Tre Giorni Fiorentina è presente anche COSVIG, il Consorzio per lo Sviluppo dell'Energia Geotermica, ed è proprio COSVIG che in questi giorni ha organizzato tutta una serie di incontri e seminari dedicati proprio alla geotermia. COSVIG quest'anno ha assunto un particolare impegno nel campo della cura dell'informazione, lo dimostrano i numerosi seminari fatti con i giornalisti. Sì, con i giornalisti e anche con i nostri soci. Noi abbiamo nel corso del 2011 avviato un'attività per informare i soci e il largo pubblico sulle attività che vengono svolte, attività che possono anche riguardare, appunto, essere virtuose, riguardare le buone pratiche, lo sviluppo del territorio, ma che se non sono conosciute ovviamente perdono parte della loro potenzialità. E nella seconda giornata, sempre qui a Energetica e sempre per quanto riguarda le iniziative di COSVIG, si è svolto un convegno dal titolo Geotermia, media e bassa entalpia. Abbiamo visto che lo sfruttamento dell'energia geotermica è appurato che va fatto, bisogna capire però come. La geotermia è una grande risorsa, è una risorsa rinnovabile, strategica per la regione toscana. Noi diciamo che in tutte le sue forme debba essere coltivata in maniera sostenibile col territorio, questa è la scommessa. Quindi ambientalizziamo meglio l'attività legata all'alta entalpia, cerchiamo di sviluppare la media anche attraverso cicli binari, lavoriamo per sviluppare e utilizzare al meglio la bassa entalpia. Nel nuovo piano energetico regionale si parla anche di geotermia a bassa e media entalpia, quindi che cosa pensate di fare in termini reali? Ma noi vorremmo sviluppare in Toscana anche con l'obiettivo, direi forse soprattutto con l'obiettivo di far nascere una nuova imprenditoria locale. Vorremmo fare in modo che per quanto riguarda industrie e abitazioni possano essere alimentate con le pompe di calore, quindi con interventi a basso impatto ma che consentono di ridurre un problema anche di carattere ambientale, che sono le emissioni determinate dagli impianti di riscaldamento, e favorire quindi la nascita in questo settore di una filiera toscana per evitare che questo settore, che è legato ad una peculiarità che la Toscana ha, tra le poche regioni d'Italia forse l'unica, cioè la presenza della geotermia, possa invece diventare un'occasione che altri sfruttano al posto nostro. Anche perché noi abbiamo obiettivi chiari che l'Unione Europea e attraverso lo Stato ci pone da qui al 2020, ovvero di arrivare a produrre il nostro fabbisogno energetico da fonti rinnovabili per una misura che sta intorno al 17%, quindi un obiettivo molto ambizioso rispetto al quale anche interventi come quelli legati allo sfruttamento della geotermia a bassa e media entalpia possono dare una risposta, perché si sfrutta una peculiarità tutta toscana che fino ad oggi ha conosciuto una forma di sfruttamento che, al di là delle criticità
che in alcune aree della Toscana presenta è stata ovviamente appannaggio dell'Enel, e credo che in futuro si possa guardare positivamente a questo settore, calibrando su questo gli interventi che noi possiamo fare come regione dal punto di vista delle azioni e anche degli incentivi, pur nelle ristrettezze e difficoltà che stiamo vivendo come tutti gli enti locali nel nostro paese a causa della situazione drammatica dal punto di vista economico. Ma tutto ciò che è geotermico è pulito? Allora, la geotermia è un'attività industriale, per cui è sicuramente rinnovabile, non necessariamente pulito. È pulito se noi imponiamo agli imprenditori che esercitano l'attività di comperla al meglio delle conoscenze tecnologiche. Quindi di per sé non è né sporca né pulita. Noi con la normativa, con i controlli, possiamo far sì che sia pulita. Dispenser TV, un programma di Pietro Gasparri. Arrivederci a sabato prossimo.